Basta questo. Perché lui è qui, Nino Bonocore. Buongiorno. Ciao. Grazie, Nino. Questo è proprio un regalo per me. Questa mattina sono emozionatissima. Anch'io. Perché ti adoro. Grazie che sei qui, accomodati. E benvenuto a Dedicato. Ah, bene. Bene. Tu ci hai accompagnato sempre con le tue canzoni. Abbiamo sentito così, adesso accennato dal maestro Campagnoli, magistralmente, Scrivimi. E hai parlato sempre d'amore, hai raccontato le tue canzoni, ma anche il sociale. Ecco, non sempre. Anche il sociale. Come è cambiata, diciamo, la vita del cantautore oggi? Ma non so se sia tanto cambiata, tutto sommato. Forse, non lo so, una volta forse il cantautore anche, era anche una guida, soprattutto negli anni 70, anni 80. Credo che attraverso la musica sia stato in grado anche di diciamo, dare un grande aiuto ai cambiamenti, no? Sociali. Certo. Quindi credo che la figura del cantautore sia stata molto importante in passato, adesso un pochino meno. Ma deve tornare però a essere importante. Ma sì, io credo tanto nei corsi e ricorsi storici. Quindi... Esatto. Forse stiamo un po' vivendo un altro ciclo, un nuovo ciclo di musica, di cantautorato, forse. Forse si sente un po' il profumo. Sì, sì. Ma si sai, sta riavvicinando. Sai, oggi c'è una bellissima musica, come c'era 10 anni fa, come c'era 20 anni fa, 30 anni fa. Io confido nel fatto che ci sarà sempre bella musica. Mi piace questa cosa positiva, questo aspetto positivo, Nino. C'è bella musica, c'è sempre stata, ci continuerà a stare. Mi piace, perché tu porti sempre messaggi comunque di positività, di speranza. L'hai sempre messo nelle tue canzoni. Sì. Vero, come Gigi? Come nasce una canzone? Prima il testo e poi la musica? Prima la musica e come il testo? Questa è una domanda classica che però tutti ci chiediamo ancora e siamo curiosi. Le canzoni nascono... spontanee, ecco, non si può mai stabilire se scrivere prima la musica o a volte magari una frase ti dà un input particolare per cui poi cominci a strimpellare un po' o sulla chitarra o sul piano e vai avanti, ma in realtà la canzone non è altro che strizzare una spugna, la spugna praticamente tutto quello che noi abbiamo acquisito, accumulato, guardando, osservando quello che succede intorno a noi e poi a un certo punto automaticamente c'è un momento di strizzamento di spugna. In cui strizza e viene fuori. Eh sì, viene fuori una canzone che è un po' la sintesi di tutto quello che noi abbiamo. Comunque. Senti, ma parliamo del tuo aspetto un po' più malandrino, nel senso buono, eh? Nel senso buono, tu hai imparato a suonare la chitarra, mentre i tecnici, io mi alzo piano piano così mi potete, i tecnici preparano gli sgabelli, tu hai imparato a suonare la chitarra da ragazzino, così, in modo autodidatta, ma in realtà dovete sapere che Nino Bonocore ha imparato a suonare la chitarra per fare colpo sulle ragazze, capito Gigi? Mi sembra un inizio giusto. Scoppiettante, giusto, io non c'ho il microfono. Ma, io è credo, proprio così, vero Nino? Credo che, diciamo che ognuno poi cerca di comunicare con quello che può, no? Io ho subito pensato alla musica perché mi riusciva bene. Ecco. E ce l'avevi tutte lì ai tuoi piedi. Poi dopo cantiamo, perché già sono emozionata nel starti accanto, nello starti accanto, nel provare a cantare questa canzone che è proprio la canzone. Però dopo te lo devo chiedere, a chi è dedicato la prima canzone? Ma intanto proviamo a sentire. Scrivi, me scrivi. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi. Gli altri sono andati al cinema, ma tu vuoi restare sola, poca voglia di parlare allora. Scrivimi, servirà a sentirti meno fragile. Se non avrai da dire niente
di particolare, non ti devi preoccupare, io saprò capire, a me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspettare la sera. Se hai voglia di cantare, allora scrivimi. Anche quando penserai che ti sei innamorata. E se non sai come dire, se non trovi le parole, non ti devi preoccupare, io saprò capire. A me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi anche quando penserai che ti sei innamorata. Tu scrivi, scrivimi. Arrangiamento all'impronta. Non abbiamo provato niente. Grazie, che bellezza. Un sogno che si realizza. Ti vorrei abbracciare per tutte le volte che l'ho cantata, che l'ho ascoltata, che l'ho dedicata e che mi sono emozionata ascoltando questa canzone e tutte le tue canzoni. Nino, sei veramente, c'hai un animo incredibile. Grazie. Senti, ma adesso però torniamo a quella ragazza. A chi hai dedicato la prima canzone? Mi metti in imbarazzo, ma vabbè, ma sai, poi alla fine poi le canzoni tu non è che proprio le dedichi, no? Cioè tu lanci un'esca, diciamo, no? Non lo vuoi dire, non lo vuoi vabbè, dire. Vabbè, era una compagna di banco. Ma insomma, comunque ti hanno aiutato nella vita ad approcciare, dai, all'inizio assolutamente soprattutto. Assolutamente sì. Ma vedi, io non avevo né la motoretta, non c'avevo niente, non avevo i soldi per andare al cinema, qualcosa dovevo inventarmi. Allora, certo. Alla fine però sul muretto vincevo io. Senti, ma un'altra canzone ce l'accendi così al volo, visto che l'abbiamo provata. Cioè, ma tu, Osanna? Sì, Osanna, sentite come l'ha detto? Osanna. Osanna. Io vivo come te, fuori da ogni domani, dentro un semplice ciao, come stai? Osanna. Fermami quando vuoi, No, che meraviglia, no, io ti vorrei sentire sempre. Ma se tu l'avessi scritta oggi questa canzone, avrebbe avuto lo stesso successo? Le canzoni sono legate al periodo in cui... All'epoca. Sì, in cui vengono create, dove vengono cantate. Dove sta la di scuola, di banco? Dove sta? Dove sta? Vuole fare una carrambata. Non vi siete più incontrati, non vi siete più visti. No, ma sono sicuro. Senti, tu sono hai rivisitato... Sono passati tantissimi anni. Sono passati tantissimi anni. Gigi, non ti vuole rispondere? No, secondo me no. Tu hai rivisitato le tue canzoni in chiave jazz. Sì.
Perché è nata questa esigenza poi di avvicinarti al jazz? Ma diciamo che ho sempre avuto grandi musicisti con me, ho avuto la fortuna di collaborare con grandi musicisti e chiaramente di varia estrazione. Provenivano dal classico e qualche volta anche dal jazz. Tra l'altro ho avuto la fortuna di avere sul palco con me in tantissime occasioni anche Chet Baker. Ah, sì, quindi, appunto. Quindi diciamo che uno a caso. Mi sono un po' abituato anche al jazz. Però poi in effetti mi hanno fatto notare che la mia scrittura era abbastanza, come dire, vicina a quella sensibilità. Sì. È chiaro, il jazz è una filosofia come il rock. Sai, io non amo considerare generi musicali, ma filosofie di scrittura e quindi di come si compone, di come si intende la musica. E ti vedremo quest'estate in giro, no? Assolutamente sì. Chi c'era in questo disco jazz che hai riproposto, che hai riarrangiato? Per citare alcuni jazzisti. Allora, no, li voglio citare tutti, però tutti in tribunale. Li cito tutti. Allora, sono Antonio Fresa al piano, grandissimo. Antonio De Luise al contrabbasso, Amedeo Ariano alla batteria, Flavio Bolto alla tromba e Max Ionata al sax. Che bello, sarebbe bello avervi tutti, ma chissà mai in un futuro, chissà, sarebbe un mio sogno, un mio desiderio. Grazie intanto. Grazie, Lino. Sì, ma Gigi, dico, non sappiamo dov'è la compagna di banco. Come si chiamava? Vuoi sapere troppo, poi magari mi sente e dice allora pensava veramente a me, e invece no, sono quei sogni incompiuti. No? Sogni incompiuti potrebbe essere anche il titolo di una prossima canzone. Grazie Nino, grazie Nino Bonocore.